Io chiedo alle persone qui presenti che fanno il movimento, che ogni giorno si impegna e tutti quanti siamo stanchi, cioè lo dicevamo prima, siamo veramente stanchi di ripetere le stesse cose a tutti, però ognuno parla nel suo angolo e sembra che la nostra voce si perde nella moltitudine delle voci e invece dobbiamo parlare col microfono, con una sola voce e dire le stesse cose. Lo so che è difficile coordinare un movimento come il nostro, ma dico io, su questi tre punti è possibile trovare una sola voce e non demordere fino alle elezioni. Io propongo una campagna nazionale di visibilità, una campagna nazionale di promozione di questi tre punti che potremmo fare insieme come movimento, tutti firmatari. E non molare, cioè veramente sulle TV, sui blog, su Facebook, ovunque, per l'anno e mezzo credo che ci rimane fino alle elezioni. E poi interpellare i partiti e chiedere a loro che prendano posizioni esplicite su questi punti. E non molarli finché non lo fanno. E se non lo fanno è una risposta. Dunque, credo che abbiamo questa strada da fare se riusciamo a coordinarci su questo. Sull'altra questione delle donne è comunque legato alla prima, a quella questione dei diritti civili. Quando ci siamo viste a Torino, a Ilga, ti ricordi, avevate fatto un workshop su quello che era successo a febbraio e avevo fatto una domanda alla fine, avevo detto è stato molto bello questo momento. Però il movimento delle donne che rivendicazioni ha? Qual è il passo successivo? E la domanda anche lì non mi sembra molto semplice. Io non credo che la soluzione siano le quote rosse, perché non abbiamo bisogno di donne messe là perché devono fare numero, abbiamo bisogno di donne convinte. Ora, come si fa a convincere le donne che il loro ruolo è quello di partecipare alla vita pubblica e di costruirla? Secondo me bisogna cominciare dal basso. Se io fossi nel movimento delle donne, chiederei a entrare in una commissione dell'educazione e comincerei dai libri di scuola, comincerei dalla scuola materna, comincerei dalla scuola elementare e dalla formazione degli insegnanti, perché le peggiori nemiche dei nostri bambini, delle nostre bambine, sono le maestre delle scuole. E io che ho la fortuna di una vera e una prima e che la seguo nei suoi studi da un mese, sono inorridita di vedere oggi nel 2012 in Italia quello che portano a casa le bambine ancora oggi, il papà che legge il giornale e la mamma in cucina. E poi volevo parlare di un altro punto che non è all'ordine del giorno, ma che ci ha molto urtato a noi delle famiglie Arcobaleno, è quella parte del documento di Arcilesbica sulla gestazione per altri. Dunque ho parlato un po' prima con Cristina, con Francesca e volevo dire qualcosa su questo argomento. Allora, voi sapete che la gestazione per altri, per gli uomini omosessuali praticamente in Italia è l'unico modo per avere dei figli. E i nostri padri di famiglia Arcobaleno agiscono una gestazione per altri che noi consideriamo etica e estremamente rispettosa della dignità delle donne. Ora, questo aspetto nel documento di Arcilesbica è stato completamente annullato, assente. E dunque, da un'altra parte, però, la presa di posizione pubblica di Arcilesbica su questo aspetto ci ha obbligato a noi di famiglia Arcobaleno di scrivere un documento che spiegasse un po' che cos'è per noi una gestazione per altri, come dire, etica e rispettosa. E quello che io, questo documento l'ho mandata alle socie di Arcilesbica e spero che alla luce di queste osservazioni che abbiamo fatto e delle nostre esperienze raccontate potreste in qualche modo modificare se non altro il linguaggio che abbiamo trovato estremamente violente in tanti aspetti, perché chiamare sistematicamente i genitori intenzionali committenti è una cosa estremamente brutta per quanto ci riguarda, e anche se
esiste questo aspetto, pensiamo che sarebbe stato più equilibrato un documento dove ci sono anche menzionati delle esperienze bellissime. Allora chiedo l'autorizzazione a leggere questa pagina. Che sì? Grazie. Famiglia Arcobaleno. Finalmente a casa, o forse purtroppo. Finalmente, perché è bello riessere a casa. È bello vedere David che si riappropria dei propri spazi, dei propri giochi. È bello far conoscere a Dario e Diego la loro casa. È bello condividere la gioia della nascita dei gemelli con le persone care, con gli amici, con i parenti. È bello assaporare l'accoglienza della comunità nella quale viviamo, la gioia dei vicini. Purtroppo, perché a San Diego abbiamo lasciato una parte importante di noi stessi e della nostra famiglia. San Diego rappresenta per noi la realizzazione del sogno di diventare genitori, per ben due volte, per un totale di 3 figli. San Diego è la città di Amanda, la persona meravigliosa che ha donato la vita ai nostri figli e ha cambiato per sempre la nostra vita. San Diego è la città natale dei nostri 3 bambini. A San Diego le persone che ti incontrano per strada e vedono i passeggini ti fanno congratulations e se si sconvolgono è solo perché hai 3 figli così piccoli. A San Diego abbiamo lasciato Amanda e la sua famiglia. Abbiamo passato là oltre un mese, forse uno dei periodi più belli e intensi della nostra vita. In questo mese abbiamo avuto modo di conoscere ancora meglio Amanda e i suoi figli e questa volta è stato veramente difficile e doloroso separarsi da lei. Durante i primi 20 giorni di soggiorno, giorni di attesa della nascita dei piccoli, ma anche di metabolizzazione del fatto che la nostra famiglia non sarebbe stata più la stessa, abbiamo vissuto un periodo unico e indimenticabile con David, fino allora figlio unico. Nello stesso tempo abbiamo vissuto con Amanda momenti meravigliosi. La prima esperienza di surrogacy è stata bellissima e densa di emozioni, ma questa volta è stato molto di più. La conoscenza ha fatto sì che tutto si svolgesse nel modo più naturale e semplice. Abbiamo seguito lei durante tutte le visite, tutti i tracciati, tutte le eco. Abbiamo passato il Natale insieme. David ha passato con lei, la madre di lei e i suoi figli diverso tempo. Noi siamo usciti con i suoi figli. Poi la nascita dei piccoletti. Anche questa esperienza è stata veramente diversa dalla prima. Non più camere separate, in reparti separati in ospedale. Ma Amanda nella sua stanza e Dario e Diego con lei e il suo compagno e noi con loro. I giorni seguenti i nostri figli con lei e i suoi con noi. Insomma, le nostre famiglie e le nostre vite si sono veramente intrecciate. Infine l'addio, con la consapevolezza che ci rivedremo presto. Juanita, la madre di Amanda, verrà a trovarci a giugno e Amanda a settembre. E noi che sappiamo che ogni anno ritorneremo a San Diego, ma con il dolore della separazione e della lontananza fisica, poi finalmente a casa o forse purtroppo. Questa è una testimonianza di Mario e Diego ed è quel tipo di surrogazia di cui noi in famiglia Arcobaleno andiamo orgogliosi e che vogliamo raccontare.